Ciao. Guarda che abbiamo definito un pochettino un po' tutta la situazione. Allora grazie, io sono Pasquale, per i nuovi che non ci conosciamo. Dunque, allora, la volta scorsa, per anticipare un po' i tempi, perché la scadenza si stava sempre più avvicinando, e quindi avevamo bisogno anche di capire quale supporto noi, il Movimento 5 Stelle, potevamo dare alla torre elettorale. Avevamo fatto delle ipotesi, non so chi si chiede un'altra volta se lo ricorderà, avevamo messo delle ipotesi, ho detto se questa è la linea, e avevamo fatto anche delle proposte politiche più provinciali, che poi adesso è locale, diciamo, anche se ci sta cisterna, ma insomma voglio dire non è quello deputato poi a verificare proposte di un largo respiro politiche. No, allora io dico, attualmente questo è Latina e su Latina dobbiamo dare un contributo. Il contributo è quello di far passare il turno elettorale qui a Latina il 4 maggio. Per cui il 4 maggio dobbiamo realizzare un palco in piazza, vedete tutto da decidere, il palco, la piazza, l'orario probabilmente si sa forse. E la sera. Quindi la sera, perciò ci complica un po' la vita la sera perché abbiamo bisogno di correnti, quant'altro. Il 4 maggio c'era una richiesta di passare per qui perché fanno Terracina, Aprilia mi pare, e Londra, c'è questo discorso. Quindi noi dovremmo cercare di capire se il 4 maggio la Latina c'è, è presente, no? E dobbiamo in qualche modo partecipare, per chi vuole partecipare e darci una mano, insomma. Poi alla fine bisogna anche dividersi i compiti e cercare di fare un carico di attività, insomma, no? Cercare di capire cosa fa con cosa. E questo è importante dirlo come punto, quindi stasera dobbiamo parlare di questo punto. E poi c'è il discorso del comunicato 54, io ho estratto un articolo del giornale di Fatto, che parlano, non tutti forse ce l'avranno, però ho fatto una ventina di voi pensando che come eravamo venuti, andiamo di più, e in cui si dice più o meno come sono i candidati sono stati scelti fino a una certa data da Beppe Grillo. Chi è vecchio di Movimento 5 Stelle si può candidare, poi eventualmente la rete ci darà un giorno di votazione, la rete voterà poi i migliori, questo a livello regionale prima. Poi dopo si selezioneranno alcune persone che faranno una seconda tornata, quindi una specie di doppio turno, in cui nella seconda tornata ci saranno tutte le regioni della circoscrizione. Scusami, però qui leggo che il candidato tipo del nuovo corso è uno che si è iscritto al movimento dal 31 dicembre 2020. Andrea, dobbiamo dare un criterio. Allora, adesso stiamo facendo un giro, Pasquale sta spiegando un po' tutto, poi alla fine segniamo gli interventi, chi ha da fare domande lo segniamo, facciamo nome e cognome, perché sennò cominciamo il dibattito. Vabbè, però sul blog di Grillo, che probabilmente voi lì c'è chiaramente il Vangelo, no? Adesso io chiaro, c'è una data d'inizio, una data di fine, ma una data d'inizio non si starà, questo è un dettaglio. Quindi quando ci saranno le elezioni non lo so, però sono un doppio turno, quindi aspetto che tra una settimana ci sia l'elezione regionale, no? Per cui si dovranno votare i candidati della Regione Lazio, e poi, una volta decisi i primi nomi, si andrà in votazione al secondo turno delle tre regioni, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, adesso non so quanto dicevo quanto sono. E lì si diceva la persona. Poi dopo dobbiamo cominciare a capire operativamente su Latina, perché ripeto, noi su Latina lo vediamo. Potremmo dare sicuramente una mano successiva, ma non siamo poi. I banchetti dovremmo fare a Latina, chi vuole venire ai banchetti, dobbiamo dare un supporto qui su Latina, cercando di far conoscere i nostri candidati, perché dei candidati, no? La nostra proposta politica anche per l'Europa, che poi sarebbero i 7 punti che Beppe Grillo, no? Ha messo, non so se l'avete mai visto, i 7 punti, no? Forse l'avete studiato, e quindi anche questo, che poi se stiamo in piazza in qualche modo dovremmo anche cercare di rispondere a delle domande. Del movimento per cercare di essere istituiti su questo. Ecco, questa era la parola. Quindi adesso poi ci saranno i nostri interventi che magari metteranno una cosa. Segnandola subito. E così.
e così andiamo avanti con la serata. Però sicuramente è importante, a parte quello di fare il pacchetto oggi, domani, dopodomani, trovare la possibilità di avere il suolo pubblico, quindi fare le varie richieste, no, al comune e quant'altro, anche se a maggio mi pare non ci dovrebbe essere, perché c'è un tema di elezioni, no? È una solo comunicata, non c'è una. Però mi pare che per il parco forse bisogna chiedere un'autorizzazione e quant'altro, per poi queste sono le cose più operative che possiamo vedere in un secondo tempo. Però è importante sapere il 4 maggio, per rispondere alla domanda, il 4 maggio dobbiamo fare questo. No, io ci stavo anche per la penso di non pensare. Sì, 4 aprile e 4 maggio. Sì, sì, no, quindi, no, ma lo dobbiamo comunicare anche, no, siccome diciamo questo tour elettorale che vogliamo fare nella Regione Lazio è un tour elettorale itinerante in cui verranno probabilmente alcuni deputati di Roma a parlarci, perché poi insomma in qualche modo cercheranno anche di parlare dei problemi e di fare un tradizionale fra l'Europa e la Regione Lazio, che non mi aspetto, mi spero che sia così, e quindi queste persone non devono conoscere, poi qua in qualche modo dovranno essere, non è una cosa nostra, cioè è una cosa regionale, o forse anche di più, quindi probabilmente dovranno venire altri deputati, per i vostri o le nostre persone, insomma, che ci sono. Questo è il discorso, quindi dovevamo comunicare proprio effettivamente. Buonasera. Buonasera. In position. Quindi ecco, ho finito, abbiamo le tasse, chi si vuole prenotare lo dica chiaro e forte al signor Cristian. Andrea. C'è qualcosa, vuoi aggiungere altro? No, no, era per la data. Io l'ordine del giorno in qualche modo ho detto, questo che succede da tante cose, no? No, beh, sostanzialmente... Gli interventi si aggiungerà, cioè oggi operativamente, diciamo, allora, innanzitutto dobbiamo dire, il 4 maggio si fa come si fa. Bene, a quel punto poi, anche se lo facciamo per una settimana, realizzeremo il Gantt delle attività, probabilmente, le attività del palco probabilmente ci daranno tante energie da tenere, no? A parte il tuo cosettino bianco che hai messo là, non raccolta punti, che fa parte del discorso. Visto che non c'è nessuno, no? Ti volevo chiedere una cosa, sì. Come, visto che anche che tu hai aperto stai lavorando sul meetup, hai aperto una cartella, sì. Volevo capire insomma un po' allora, le proposte che ci vuoi aggiornare. Sì, allora sostanzialmente la volta scorsa abbiamo diciamo deciso di iniziare a entrare nel merito per le elezioni europee, sostanzialmente è stata fatta questa proposta, c'è stata una buona adesione, la volta scorsa eravamo circa 18 persone, oggi siamo di più. In base alle esigenze della volta scorsa, le proposte furono quelle di intanto di cercare di, come accennavo prima, di studiarci questi 7 punti estrapolati dalla rete, perché quando andremo fra le persone ci faranno delle domande specifiche a cui dobbiamo in qualche modo rispondere, perciò c'è da studiare un pochettino meglio. E poi ci sono state vari interventi la volta scorsa e varie proposte integrative a questi 7 punti, nostre proposte che tranquillamente possiamo portare avanti senza, perché sono belle proposte, insomma, ai nostri potenziali portavoce che andranno in Europa, insomma, c'era la tua, c'erano quelle di Leano, insomma, e queste proposte sono state inserite in una discussione all'interno del MUDI Latina e sono linkate, io l'ho linkate sia nel primo meetup di 14 giorni fa che anche adesso, in modo tale che vi dà la possibilità di accedere direttamente, e lì ci sono, intanto c'è una pagina, una discussione di tutto il resoconto della volta scorsa, con tutti i vari interventi, perciò andate a leggere perché sono significativi secondo me. E poi c'è l'altra pagina dove ognuno di noi proponeva degli ampliamenti, dava dei propri suggerimenti, delle considerazioni, e quello è la vasca di contenimento dove sostanzialmente noi andremo a mettere tutti i nostri lavori in modo tale che
rimanga traccia di quello che facciamo e ci serva anche da coordinamento, insomma. Sì, perciò ci sono le due aree dove ci sono le proposte e una discussione sull'andamento del tavolo delle europee, e c'è invece l'altra area che è esclusivamente sui resoconti di ogni incontro che noi facciamo di volta in volta, in modo tale che rimanga sempre traccia di questi incontri. Stasera il resoconto poi verrà invece fortunatamente video registrato da Luca, perciò a quel punto poi Luca farà un link su YouTube e così rimane traccia, mentre c'è Pasqualino che in qualche modo prenderà il riferimento di tutti, perché è molto, molto bravo, molto stimato e paziente. Perché... Non so, volevi avere qualche altro piacere? Perciò praticamente qualsiasi esigenza e necessità parte sotto quell'aspetto là. Il problema adesso mi sembra che sostanzialmente ci sia la volontà di far venire questi portavoce, datemi un assenso più o meno, i nostri portavoce per il 4 maggio. C'è stata una richiesta, come Pasquale accennava, c'è stata una richiesta fatta al Mudi Latina per integrare Latina in questo tour elettorale europeo, perciò ci sono questi portavoce, verranno queste persone, non si sa chi verrà, ovviamente saranno affiancate anche dai nostri portavoce. A questo punto io mi auguro, perché quando verranno loro avranno uno spazio, penso di un'ora, a secondo del numero di persone, un'ora, un'ora e mezza, insomma, dove esporranno un po' tutte le varie problematiche e vicissitudini che hanno vissuto in questo anno di governo al Parlamento. Però io proporrei personalmente anche a questo punto di inserire in anteprima, proprio per dare pure una continuità, tutti i lavori che sono stati svolti dai vari tavoli di Latina, che sono tanti, le varie interrogazioni che sono state fatte dai nostri portavoce e non, in modo tale da far dare anche una panoramica alla cittadina, al comune, alla provincia di Latina a questo punto, che insomma noi ci siamo mossi sia come proposte, sia come vigilanza nei confronti del comune per tutto quello che sia inadempiente, perché il comune è inadempiente e tante altre cose. Ovviamente ci sono poi altre realtà, Sermoneta, Pontinia, perché lì c'è la centrale a biomasse che sta nascendo, Sermoneta, tutto quello che sta nascendo, ce ne stanno sei. Perciò diciamo questo incontro è un incontro dove dovremo presentare il nostro lavoro, la nostra attività e integrarla con i portavoce a livello nazionale. Questo qua. Ovviamente è un impegno sostanzioso, perché ci sarà di organizzare, adesso vediamo un pochino se fare come è stato fatto tempo fa quando venne Grillo per le nazionali, la vedo un pochettino complicata, perché insomma allora fu un bel impegno, però insomma sarebbe bello organizzare in piazza un parco con un megafono. Purtroppo, ecco, io ho saputo che probabilmente da noi verranno la sera, perciò c'è qualche complicazione in più, perché io speravo che se venivano di giorno, sai, insomma, non avevamo bisogno della luce e quant'altro, mentre già iniziano a crearsi queste problematiche. Perciò, non è certa la cosa. Non è certa nel caso fosse un'altra. Io vorrei un attimo capire una cosa. Allora, per quanto riguarda questo evento del 4 maggio, mi sembrava di capire che noi dovevamo dare un ok all'organizzatore di questo tour, chiamiamolo così, entro una certa data, giusto? Noi dovevamo dare comunque la nostra adesione a diciamo ospitare il tour entro una certa data. Adesso non so se sono cambiate le cose, non so se noi abbiamo già risposto. Non abbiamo risposto, perché
non è stato disposto. Organizzando appunto un programma delle varie tappe, non so se siamo ancora in tempo per farlo. Risulta che siamo al limite, non siamo ancora in tempo. Ah, stanno ancora capendo, sto aspettando la nostra risposta. La nostra risposta. Io infatti questo stasera chiedevo diciamo partecipazione in tal senso, perché poi cioè questo, cioè, vuol dire sì. Da quelli che ci sono qui ovviamente, quelli che purtroppo gli operi primi non ci possono essere, non ci sono, mi dispiace, però comunque noi dobbiamo trovare una quadra, dobbiamo dare una risposta. Quindi, no, quindi comunque stanno aspettando la nostra risposta. Sì, cioè, no, io pensavo che. No, no, stanno aspettando una. Io so che per esempio stanno cercando di premere, perché a parte che si faccia, perché Latina è una provincia, quindi scopri che non farla Latina, questa è una mia impressione, però ognuno può c'è l'impressione di lui, però. La Dina è una provincia, io penso che insomma come Frosinone, come Vedi, quant'altro, no, probabilmente, no, e quant'altro probabilmente vorranno fare un incontro, no? In cui tutti quanti non si possa partecipare, si fa il turno elettorale. Quindi penso che la Dina, secondo me, deve partecipare. Non voglio dire che l'ho detto io, quindi voi dovete, però dal mio punto di vista, oggi, e quindi finisco il mio intervento anche se non sono registrato, mi scuso, per me si deve fare. Quindi stasera noi dobbiamo decidere, dobbiamo fare, sì, perché farlo, dobbiamo farlo giusto, ci sono le forze, le risorse per farlo, no, nel senso, cioè quello è lo scopo del... Lo scopo è che dobbiamo, loro stanno aspettando che noi... Quindi noi stasera dobbiamo prendere una decisione. Diciamo che ognuno che interviene deve essere, dire sì o no. Così facciamo. Vabbè, allora io intanto. Allora, Andrea che iniziamo, non so se dovevi aggiungere qualcosa. No, no, era riferimento alle date che mi sembravano errate, le date qui dell'articolo, posso, non era del relativamente al comunicato. Posso aggiungere. Beh, relativamente al giornalista che poi l'ha pubblicato e ha posso aggiungere. Interpretate, diciamo, ecco. Quindi. Vabbè, quello magari ne direi di parlarne dopo, se vogliamo affrontare prima questo punto. No, sì, posso aggiungere, non era così. Aggiungo sul passo la cosa. Ovviamente l'impegno è grosso, perciò insomma ci vuole la più ampia partecipazione di tutti, perché se non nel piccolo ognuno di noi fa un pochino e insieme riusciamo a portare e a organizzare questo evento che, come diceva Pasquale, a mio avviso è importante. È importante che venga fatto, è importante che non salti, insomma, perdere questa occasione è un qualcosa di ci perdiamo, insomma, non lo ricorderemo più. Insomma, noi abbiamo avuto l'occasione, rinciso lunedì scorso, di andare a Frosinone, dove è stato organizzato dal Meetup di Frosinone un incontro con tutti i parlamentari che sono stati sospesi ultimamente alla Camera per quanto riguarda il famoso decreto Salva Banca Italia, dove ci fu un putiferio, se poi è. Questi parlamentari sono stati a questo punto hanno approfittato di questa occasione di sospensione, che sono circa 20 giorni ciascuno, per organizzare un tour che è passato per Frosinone. Vi posso dire che l'affluenza lì è stata di 600-700 persone, c'era l'auditorium pieno, l'hai visto, pieno. Non tanto per l'affluenza, perché anche se c'erano poche persone andava bene lo stesso, ma io ho avuto l'occasione di sentire in prima persona questi nostri portavoce, cinque portavoce, e sono rimasto a bocca aperta. Cioè, hanno esplicitato tutto quello che è successo nel Parlamento, nelle commissioni, ci hanno messo al corrente di una situazione che per me, e penso per molti, è oscura, perché è filtrata da mezzi di informazione, giornali e quant'altro. Perciò, diciamo, è stato un bel incontro, molto interessante. Posso? Angelo Valerio, sono del Meetup di Latina, cultura, organizzazione del territorio e turismo, mi sono occupato. Allora, volevo dire questo, io sono d'accordo col fatto, ci mancherebbe, il progetto è fondamentale. E,
però delle perplessità di livello operativo, lancio proprio delle proposte. Secondo me sarebbe auspicabile fare un luogo chiuso, un teatro. Non dico tanto il teatro comunale che magari il giorno è domenica, se non sbaglio, può essere occupato, visto che è probabilmente di sera. Vediamo se è il caso di effettuare questa manifestazione politica all'interno del teatro abitato moderno, soprattutto quelle di parrocchiare, se la mano, insomma, posso andare anche in giro e vedere un attimo la situazione, quanto costa. Però l'operatività, no? La possiamo discutere con una certa gamba. No, hai ragione, hai ragione. È solamente un lancio, mi fermo. Sì, però noi dobbiamo fare, dobbiamo dire a tutti cosa ne pensa. Esatto. Se tutti quanti dicono sì, a quel punto l'unanimità, io non metto neanche. Ma vado così tecnico, così non perdiamo di qualche rischio e siamo tanti, cioè provano tutti. E una cosa sulle proposte dei tavoli, visto che alcuni tavoli, come quelli mi sto partecipando anch'io, però delle proposte che possono essere utili anche a livello europeo come funzione direttiva, e mi pare che sia stato anche chiaro che verranno comunque, se verranno accettate, verranno portate anche in questa campagna elettorale, e soprattutto fare chiarezza su quello che è il punto dell'economia. Mi fermo qua così non vedremo nemmeno dopo. Sì, saresti disponibile a... Sì, intanto è disponibile. Ovviamente in primis do anche la mia disponibilità, sto qua, ciò come Francesco. Volevo dire, già l'ho anticipato l'ultimo, volevo ricordare appunto qualcosa che stava fatto a Cosinone, e di quello lì, per esempio, io ho pensato anche il discorso dello schermo, come era stato organizzato, mi è sembrato veramente organizzato bene, quindi appoggio anche io il discorso di Angelo Mettolo al coperto. Credo che senz'altro bisogna farlo. Se stiamo a questo punto qui, penso che cioè, non impegnarsi adesso a livello europeo mi sembrerebbe veramente un'occasione perduta, perché l'ultima volta quando dicevi che era venuto Grillo qui alla Lina, ancora non avevamo neanche un parlamentare, quindi era quello che doveva costruire il movimento, non si sapeva neanche quello che sarebbe successo. Adesso è successo quello che è successo, io credo che dobbiamo fare un passo avanti, un passo oltre, ha detto Grillo a Genova. Quindi non solo ci vuole un palco in piazza, ma oppure da un'altra parte, anche un bello schermo, e anche secondo me il momento in cui si fa questa presentazione qui ci vorrà un ampio respiro, cioè non è che dobbiamo sì parlare anche magari un accenno alle cose, alle problematiche locali, ma secondo me bisognerebbe proprio dare un taglio europeo al movimento, quindi voglio dire, le tematiche che dovremmo affrontare devono essere un pochino più ampie di quelle che sono state trattate qua alla Lina. E per esempio tu dicevi i parlamentari di Cosinone hanno parlato di un problema a livello nazionale, ma hanno parlato ovviamente di problemi locali, anche se lì c'erano le elezioni, ci sono le elezioni amministrative. Io credo che qui si dovrà parlare dei problemi legati ovviamente al territorio pontino, ma riferito inquadrato a livello addirittura europeo, cioè anche magari alla possibilità, c'è cioè secondo, queste cose, cioè sviluppare diciamo quei 7 punti che sono stati presentati da Grillo, svilupparli e cercare di calare la realtà pontina all'interno di quei 7 punti lì, quindi inquadrare, incastrare in un programma europeo la realtà pontina. Va bene. È sfuggito. No, io volevo soltanto fare una proposta metodologica. Avevo già segnalato su Meetup che se si decide di farla questa tappa mi piacerebbe anche dare una mano così, però volevo farmi un'idea dell'impegno. Come il ragazzo, come si chiama, prima diceva, e anche il signore, diciamo un sì o un no, mi rimane difficile immaginare di dire un sì o un no senza che ci guardiamo un attimo in faccia e capiamo che forze ci sono in campo e soprattutto l'entità dell'impegno. Facciamo finta che nessuno qui dentro sappia niente, forse per chiarezza chi ha l'idea più migliore
se può dire qualcosina su... Il discorso no, poi alla fine io dico, se no... Allora, visto che... Anzi, se vogliamo votare, io vorrei... No, votare no, vabbè, voglio dire, se non è una cosa... No, ma la sua è forte, no? Sì, però dico, se poi tutta la maggioranza, in qualche modo, dice sì che è d'accordo, cioè, riderei questa cosa... Cioè, io non riesco a capire, se qualcuno dice no, io non sono d'accordo che questi, il Movimento 5 Stelle, e noi siamo Movimento 5 Stelle, non passi a dire, cioè magari dire, mi sembra un controsenso, no, no, non mi piace, non c'è una parte, è proprio per capire se, no, se allora, abbiamo le forze, vanno operativamente. Se abbiamo le forze, ma le forze, sì, le forze devono, adesso poi, se non ce la facciamo economicamente, in qualche modo troveremo, perché come abbiamo fatto bene il grillo, non so se vi ricordate, l'anno scorso, l'anno e mezzo fa, io me lo ricordo, c'ero, e ognuno si è preso una testa, chi la parte lettera, chi la parte, non so, chi ha si è contattato, quelli che dovevano fare i marini, c'erano anche i carini in piazza per chi voleva ristorarsi. Quindi voglio dire, poi abbiamo fatto la raccolta fondo con l'agente e quant'altro lì, e con quelli poi abbiamo rifornito, quindi insomma, non è la prima volta che lo facciamo. Cioè, l'impegno qual è? Che se tu pensi di avere una conoscenza su una ditta che ci può dare una mano per quanto riguarda un palco, di dover dire, e vuoi interessarti di questo, cercavo di spiegarlo il possibile, perché non è neanche di lavoro, non lo so, e non è questo tipo di contributo, insomma, non è che ti... Se vuoi darmi solo 10 euro, bene anche 10 euro, ti metto una casa, fa non mezzo dalla casa, questo è il discorso. Ma Giovanna... No. Siamo arrivati qui. Fatto un intervento, Antonietta, in cui voleva sapere un po' qual era, diciamo, l'impegno della persona che eventualmente dovesse dire sì. Chi dice sì non è che dice poi ho giurato fedeltà. Cioè, se lo può dare, se non lo... No, dico, se non lo... se lo posso dare, parliamo di familiare o altro, non c'è problema. Diciamo, è difficile quantificare perché poi ognuno veramente dalla base della propria disponibilità, però intanto posso dire una presentazione? Io posso dire una presentazione? No, però Francesco, non ho segnato se sei disponibile. Sì, sono disponibile per dare un contributo. Cioè, sei disponibile per avere il 4 qui, no? Il 4 qui, diciamo, il passaggio del tour elettorale alla fine. Sì, noi siamo anche per rispondere a questo discorso. Sì, sarebbe sì. Poi dice Davide. Davide, restante del meetup di Latina. Allora, io credo che adesso tutti gli interventi saranno più o meno sulla falsa riga di quelli di Antonietta, Angelo, perché il problema fondamentale non è poca cosa la differenza, è capire che tipo di organizzazione dobbiamo predisporre, perché potrebbe essere una cosa molto semplice per cui in un mese di tempo ci rientriamo anche tranquillamente, e invece potrebbe essere poco un mese, no? Già, tu hai parlato, Pasquale, prima del palco, poi qualcuno ha parlato, no, io lo voglio... Non sto, però sto pesando proprio l'impegno che richiede l'organizzazione di una cosa a Piazza del Popolo oppure dentro un teatro, no? Quindi secondo me oggi quello che dovremmo fare è prima di tutto capire il tipo di intervento e quindi dimensionarlo e capire di quante persone abbiamo bisogno per organizzare una cosa del genere, perché le due cose sono completamente differenti. Quindi al di là del fatto che a tutti piacerebbe avere l'intervento dei nostri rappresentanti qua a Latina, però cioè, cerchiamo di orientarla, di condizionarla un po' questa scelta. E poi un'altra cosa, se dobbiamo prepararci ai tavoli, secondo me noi dovremmo studiarli insieme questi punti per avere un punto di vista comune, perché se no quello che capisco io è diverso da quello che capisce Chris, e quindi il rischio è che una persona che viene da me
abbia poi un quadro diverso dalla persona che poi la rischia. Per cui su questo io vi chiedo appunto un aiuto, cerchiamo di coordinarci e uscire con una versione comune. Ho visto che su YouTube ci sono anche, diciamo, degli esperti nel settore che hanno fatto delle mie lezioni su questo argomento, quindi ci si potrebbe anche vedere. Non per digerirle, ma insomma per criticarle. Sì, sì, ma io dico anche, seguiamo le lezioni, qualcuno ha ma l'importante è che poi condividiamo che il punto referendum per la permanenza dell'euro deve essere il punto del movimento e non il punto personale. Noi siamo Movimento 5 Stelle. Sì, però io potrei aver capito una cosa diversa. Sì, sì, assolutamente. Punto. Quindi, cioè, incontriamoci per prepararci e eventualmente a stare al tavolo. Sicuramente. Intanto è importante capire, diciamo, qual è la nostra volontà nel fare questa fase delle elezioni europee, compreso anche, diciamo, fare l'organizzazione del 5 e del 4 maggio. Poi ovviamente per forza di cose, secondo me, c'è la necessità di fare delle tavole di studio su questi 7 punti, come dici tu, assolutamente. L'ultima cosa poi personalmente mi piacerebbe vederli su un palco insieme, perché comunque l'effetto è pubblicitario nei confronti della cittadinanza del classico, dove abbiamo fatto con Parinari, è un bel auditorio, adesso non so se saranno 500 posti, 400, sì, non li ho contati. Però voglio dire, se vengono mille persone? No, no, ma poi però non voglio parlare di quello. È un discorso di però se dovessi uscire che la maggioranza di noi vorrebbe fare questo meeting all'aperto, qualcuno ci deve dire come si fa. Beppe Grillo l'abbiamo organizzato. Che cosa dobbiamo chiedere? Beppe Grillo l'abbiamo organizzato. Ma in quanto tempo? Anche questo messaggio. Di meno 15 giorni, cioè qualcosa penso che il rischio l'organizzazione poi però oggi diciamo poi quello che dice è giustissimo, perché i tempi comunque sono difficili. Io personalmente la vedo difficile comunque riuscire ad attrezzare un palco, anche perché ci vogliono e non pochi per un palco, perché poi c'è tutto quanto il service, c'è tutto quanto, cioè si vuole fare una cosa fatta al minimo. Quindi secondo con 3.000 euro, 4.000 euro, facciamo così per partire. Quindi comunque c'è anche bisogno di un contributo economico da parte, insomma, chiaramente di tutti, un minimo chiaramente per sostenere le spese, che siano quelle di un parco, che siano quelle anche dell'affitto. Quindi, però chiaramente un parco ha un costo maggiore, cioè noi, se non sbaglio, abbiamo speso qualcosa come 2.000 euro. Solo quel palco, insomma, poi c'erano quindi secondo me chiaramente quella è una strada da escludere personalmente. Per l'esperienza che abbiamo avuto comunque con Grillo, cioè è difficile. Niente vieta che comunque possiamo farlo sempre in piazza, organizziamo in un altro modo. Oppure facciamo appunto in una sala, dobbiamo trovare una sala grande che possa ospitare, però secondo me, come giustamente dite, vanno creati dei tavoli comunque dedicati, insomma già la settimana prossima il tavolo che si occupa dell'organizzazione il 4 maggio, il tavolo che si occupa appunto di discutere i 7 punti, quindi chiaramente non è che chi partecipa a un tavolo non può partecipare a un altro, questo è chiaro. Però comunque questo adesso si è creato questo secondo incontro, questo macro tavolo, poi si dovranno creare dei tavoli ad hoc per le varie, diciamo, attività che dovremmo essere portate avanti. Ok, quindi poi c'è Leo. Ecco. Leo lo risponde nella privatina. Dunque, sicuramente sì, una cosa si deve fare e si farà per quanto mi riguarda. Do la massima disponibilità per farla. E penso che non siano, cioè siamo riusciti a fare Grillo e abbiamo fatto una cosa enorme. Teniamo presente che stiamo portando 4-5 parlamentari che non avranno sicuramente il richiamo di Grillo. Non sarà necessario un super palco, non sarà necessario una super amplificazione,
sarà semplicemente necessario, secondo me, una buona preparazione dell'evento fatto da tutti quanti noi. E questo evento, secondo me, andrà preparato di settimana, riuscendo a stare in piazza magari tutti le settimane, magari il sabato sera, la domenica sera, con un gazebo e cominciando in qualche modo a essere visibili, cosa che è stata la cosa fondamentale e vincente, secondo me, nell'esperienza precedente, perché già attraverso la raccolta firme per presentarci alle elezioni siamo stati visibili in piazza per circa 2 mesi e questa cosa ha avuto il suo successo. Dobbiamo riprendere questa strategia, dobbiamo ricominciare a occupare la piazza, un angolo della piazza, o anche potremmo anche decidere, per esempio, se fare la piazza, Piazza del Popolo, e poi magari ogni tanto girare. Potremmo anche pensare di incontrarci una mattina al bar dello sport del Borgo Cotegora, un'altra volta al bar di Borgo Carso, coinvolgere un po' quella che anche gli intorni di Latina, che molto spesso magari vengono ignorati, e riuscire in qualche modo a creare questo fermento. La raccomandazione delle spese io non ce l'ho per niente, francamente, perché penso che è fondamentale essere in piazza ed non è necessario avere un palco, è semplicemente, è anche sufficiente, l'abbiamo già fatto altre volte, allestire un rimorchio di un camion, metterlo lì al posto delle macchine. Non dobbiamo neanche chiedere l'occupazione del suolo pubblico, perché andrebbe parcheggiato al posto delle macchine a ridosso del marciapiede. E lì con una scaletta 2-3 persone alla volta possono stare sopra e fare il loro intervento. Le casse le troviamo, non c'è problema, anche attraverso Andrea Grassi, che l'altra volta è stato particolarmente disponibile, penso che avremo un aiuto notevole. Per l'alimentazione di casse basterà un gruppo elettrogeno, e sicuramente qualcuno di noi ce l'ha. Perché 3 kW e mezzo, 4 kW che sviluppa un gruppo elettrogeno sono più che sufficienti per alimentare delle casse. La luce non c'è bisogno, perché stiamo in casa e stiamo in Piazza del Popolo. Ma sei già è già partito. Un'ultima cosa, oltre a fare questi incontri in piazza, secondo me è fondamentale fare degli incontri tematici, come si stava dicendo, ogni settimana su un argomento dei 7 punti, incontrarci qui e cominciare anche a informarci autonomamente su quelli che sono i problemi. Grazie, Mario. La taglia. Poi di studiare proprio i 7 punti, perché ci sono molti sei, molti mata a discutere su questo. Ti faccio d'accordo da fare tutto qua. No. Adesso stiamo rispondendo al punto del 4 maggio, quindi dalla mia partecipazione. Okay. Che pensa? Ok, quella è stata. Quella è fatto. Prego, vada. Sono d'accordo, diciamo, a fare, direi anche di non mettere tanti bastoni fra le ruote, perché quando le cose si vogliono fare si trovano le soluzioni per farle. Quindi non è detto che deve venire chissà Madonna dall'America, bisogna presentare un partito. Sono i contenuti che devono essere, diciamo, efficaci. Quando ci sono i contenuti efficaci, perché oggi la gente ha bisogno di proposte concrete, di contenuti. Non è stanca, diciamo, delle parole vuote senza significato. E i contenuti devono essere attinenti alle esigenze umane, non parlare in astratto. Perché la gente, diciamo, sta vivendo un momento difficile, vuole dei punti di riferimento certi. E è necessario che la politica dia dei punti di riferimento, di sicuro. In modo che deve essere anche quello lì, non solo come immagine, ma proprio come soluzione dei problemi. Poi di queste cose casomai ne discuteremo quando affronteremo questi temi qui. Per quanto riguarda quello che ha detto Leo,
mi è piaciuto moltissimo, perché chiaramente se perché chiaramente guarda, no, perché non fare, occupiamo la piazza immagino. Sì, per la piazza, perché bisogna essere visibili, bisogna metterci la faccia. Perché comunque dovremmo valutare, insomma. Poi ognuno ha sensibilità diversa, quando si sta in mezzo alla gente, chiaramente uno ha anche delle proposte da fare, delle cose da dire. Se uno ha la coscienza a posto e sono proposte concrete, affronta la gente senza mezzi termini, perché poi la politica comunque ha affrontato tutti gli interessi. Bisogna vedere quali sono gli interessi che si vogliono difendere, o quelli diciamo dell'emancipazione o quelli dei privilegi, ecco, senza fare politica. E poi di queste cose qui ne dobbiamo discutere una settimana, una settimana, e concordo con il senso, se a strada discuteremo pure una settimana. In 7 giorni. Sì, questo lo dico. Giuseppe. Io sono Giuseppe Bottoni, deputato di Latina. Ovviamente partecipo anch'io con l'organizzazione. Volevo dire una cosa, a mio avviso. Sono d'accordo con Mario per la visibilità, perché seguendo il blog ho visto gli interventi di Battista, di Maio, Taverna. Se è vero che una parte sono stati fatti al chiuso, molti sono stati fatti anche all'aperto. Ho visto che c'è stata una partecipazione massiccia. Questo perché io continuo a valutare il messaggio del Movimento 5 Stelle abbastanza ghettizzato, cioè nel senso che non arriva a tutti, per i motivi che noi sappiamo, perché la grande stampa non gli dà visibilità, perché ne parliamo tra di noi, siamo noi forse diciamo il megafono del Movimento 5 Stelle, però non basta. Non basta, perché spiegare in poche parole, in poco tempo, a chi non sa è difficilissimo. Dare dei punti, diciamo così, di forza, quelli che noi conosciamo, aver ridato i soldi, diciamo così, per non aver preso i contributi, bla bla bla, non fanno più presa, perché poi è un anno che se ne parla, o quantomeno non è più, diciamo, un argomento di forza. Quindi io direi che la pubblicità è la prima cosa, come si dice, che ci possa, diciamo, permettere di arrivare a tutti. E quindi mi appoggio al discorso che faceva Leo, basta un camion con una, diciamo, un rimorchio fatto, attrezzato in un certo modo, ovviamente, dove la visibilità del rimorchio non c'è, vediamo carnevale quando passa i trattori, quindi quindi fare qualcosa che possa essere, diciamo così, efficace da un punto di vista della platea e economica da un punto di vista, diciamo così, dei costi, anche se io ritengo che, almeno per l'esperienza delle elezioni che abbiamo avuto per un anno e mezzo fa, credo che c'è dei fondi tra meetup ci siamo aiutati, cioè, quindi non è detto che se noi non riusciamo ad arrivare alla cifra non ci sia qualche altro, diciamo, meetup che possa dare questi soldi, o come noi, se dovessimo avere di più, fornirli a qualcun altro. Quindi c'è questo mutuo scambio anche da un punto di vista economico. Per il resto, ripeto, io non sono d'accordo con il chiuso, perché se abbiamo fissato il 4 maggio, speriamo che non piova, come è successo, una bella giornata, e direi anche il curioso che mangia il gelato in Piazza del Popolo sentirà poi delle persone che, io vi garantisco, se le sentite sul blog, sono forse molto più convincenti, non di Grillo, ma perché portano veramente il Parlamento in piazza, e quindi vi dicono esattamente come stanno le cose. Abbiamo sentito Di Maio, Di Battista, la Taverna, ormai sono persone che parlano tutti i giorni, a me io le sento spessissimo, e quindi mi sembrano persone estremamente attrezzate per poter dare quegli argomenti convincenti, e quindi convincere anche la gente ad avere un minimo di speranza, almeno quello che noi speriamo, per continuare a cambiare il paese, insomma, con l'Europa. Grazie. Ok,
Cristian. Non si sa che è l'ultimo, perché tanto io. Ok, quindi poi con te chiudiamo. No, però io a me farei bene. Fare una legge salva. Però farei. Guidi. No, però comunque vorrei sentire anche altre persone, esterno, ormai ci siete, quindi voglio dire, poi arriva a darvi una parola, qualche parola, in modo che diamo la validità. Quando ho questo punto, che altri punti ci abbiamo? Poi doveva diventare un tavolo operativo e quindi è andato tutto bene a fare le anticipazioni e dire, vabbè, come vogliamo organizzare, questo abbiamo detto che qua no, facciamo la manifestazione e l'evento, a questo punto dovremo anche cercare di fare un Gantt, se ci riusciamo, poi lo facciamo la prossima volta, delle attività minime che pensiamo che ci servono, palco sì, palco no, applicazione sì, applicazione no. Chitarrista sì, subretto sì, subretto no. Cioè, voglio dire, no, è tutto. Le ragazze bonbon sì, però è tutto quello che serve per fare la manifestazione, come facciamo con Grillo, però poi viene con tavolo per lì e non più diciamo nel discorso, e anche lì anche di questo facciamo un tavolo poi no, governo, vabbè. Vabbè, Guido. Allora, io per quanto riguarda la manifestazione. Ti ho segnato? Come te? Gaetano Sani. Giusto. Posso? Per quanto riguarda la mia investizione do la mia disponibilità e il mio contributo. Penso a quanto, cioè non ho mai pensato ancora al meetup, non so le capacità di organizzare il meetup, quindi per me è un punto interrogativo, quindi partendo su un punto interrogativo io penso che la cosa migliore sarebbe al chiuso, che con un budget limitato riesce ad avere già qualche cosa che è subito logisticamente operativo, anche perché secondo me questo è un incontro fondamentale ma non è l'unico. Poi la vera sfida è quella dei banchetti in piazza, è lì che comunque devi andare a misurare, devi mettere tanta operatività, quindi andare a sprecare operatività, non sprecare, andare a dare tanta operatività sull'organizzazione di un palco di piazza, tutte quante le cose, le comunicazioni che devi fare, perché poi ci sono varie comunicazioni, per darsi pure che poi il 4, visto che comunque siamo a ridosso di competizioni elettorali anche per altri partiti, potrebbero essere anche occupati, quindi ci sono una serie di punti interrogativi. Con un budget più limitato potresti avere già chiaro in mano un bel posto tipo che potrebbe essere il Teatro Moderno, dove comunque lì già puoi fare molto. Dal punto di vista dei 7 punti penso che si dovrebbe diventare subito pratica, andando subito a vedere chi li vuole sviscerare con personalmente, che è più al di dentro di certe tematiche, chi li conosce meglio, andarle ad approfondire e poi fare un incontro molto allargato a tutti quanti i meetup, dove ogni persona che l'ha studiato lo rende, lo fa capire, evidenzia punti di forza che possono avere in campagna elettorale questi tipi di argomentazioni, in modo da dare subito alle persone che per mille cose, perché non hanno tempo, comunque però vogliono comunque sentirsi coinvolti, la possibilità di assimilarli subito i punti base e di poterli ridire alle persone che fanno delle domande specifiche. E, penso possa essere anche importante nei banchetti fare delle brochure dove vengono fatte una raccolta, come forse aveva già detto qualcun altro, delle tematiche che sono già state portate avanti dai meetup locali. È una cosa che può essere molto semplice, basta che tutti quanti i meetup dicono queste sono battaglie che abbiamo fatto, si fa una brosciolina e lì si va a evidenziare anche quello che fate nello specifico i vari meetup politicamente sul territorio, perché quello che sento molto spesso che è un po' la remora del produttore che ancora non ha capito, dice sì, vabbè, ma a livello locale questo Movimento 5 Stelle cosa fa? Non lo sanno, ha fatto molto, ha fatto tanto. Un settore che comunque non si sa proprio nulla di quello che è stato fatto, forse anche per mancanza proprio del momento, da questo punto di vista. Scusa, come ho detto, che non si sa nulla a livello locale, non è proprio cos'è. Molto. Prova a domandare all'elettore tipo, cioè l'elettore di Mara, la Massaglia, quello che sa a livello locale, tipo, non delle battaglie a livello locale. No, no, no. Io Rita del meetup di Sermoneta, rispondo intanto a te per quello che riguarda il coinvolgimento dei vari meetup.
metti nel conto che comunque ci sono mirate che sono appena nate e quindi non hanno alle spalle una storia come quella del mirato di Latina. Sicuramente è bello convogliarsi tutti insieme, visto che è un evento comunque importante, perché si vanno ad affrontare comunque l'europeo per dare un continuo al movimento, altrimenti se non si facesse il movimento rimane fino a livello nazionale, visto e considerato che tante perplessità in alcuni nascono dal fatto che le tappe locali, nel momento in cui nascono due unità sul territorio, vengono infatti bloccati per le liste da certificare nei comuni. Quindi tanti piccoli comuni dove si trovano a nascere poi le unità rimangono tagliati fuori da quello che è un'amministrazione locale del territorio. E quindi in quel senso c'è ancora, tra virgolette, ignoranza nella conoscenza per quanto riguarda le massaglie che non conoscono, perché si trovano poi tra due fuochi e non riescono bene a capire, essendo piccole realtà poi tra l'altro, che vengono fuori adesso, perché tanti magari hanno seguito Latina, tralasciando il piccolo comune che sta fuori. Però se si crea una rete tutti insieme, io penso che sia importante l'evento da fare, perché sicuramente dobbiamo andare avanti, se no, ti ripeto, rimane fino a se stesso, dobbiamo fermare a livello nazionale e tutti i giorni. Ci stanno 540 comuni che fanno le votazioni a San Marco, tanti rimangono fuori perché non hanno visto i certificati a tavolo di vita, quindi ci sono sicuramente alcune situazioni da rivedere in questo senso quando abbiamo poi discusso le varie tavole. Però bisogna comunque andare avanti con noi, se no non c'è nessun senso che siamo qui qua stasera. Non ci crediamo noi per prima di andare avanti. Per quanto riguarda poi il discorso dell'organizzazione, la penso esattamente come loro che sostengono che sia meglio all'aperto, perché anche quello che passa con Gerardo, giustamente incuriosito, si ferma, ascolta e ha idee poi più chiare. Il posto chiuso è limitante, perché ci devono venire apposta, tanti non si espongono, malgrado poi dentro l'urna votano comunque il Movimento 5 Stelle, però non si espongono perché non possono farlo, per una serie di motivi, li sapete tutti. Quindi sicuramente all'aperto andrebbe meglio, a mio avviso. E per quanto riguarda poi il discorso, mal che vada, c'è sempre il furgoncino apprezzato. E comunque rimarrebbe vicino all'elettorato, nel senso io sono esattamente come te, non sto sul palco, non mi elevo a un gradino superiore e sicuramente sarebbe a livello proprio di scambio. E c'è anche da tenere presente che se quando è venuto Grillo si sono incontrate difficoltà nel reperire quei fondi, ad oggi il movimento è cresciuto. Quindi stanno tante altre persone che magari avevano, perché lo fanno per lavoro, un palco e potrebbero eventualmente metterlo a disposizione. Essendosi allargata comunque la platea delle persone, degli attivisti del movimento, comunque c'è più possibilità. Rimane sempre il discorso della rete, magari Latina non c'ha quello che c'è il palco, ma magari sta Nettuno, magari sta Pontinia. Quindi se si allarga e si divulga la situazione, ben bene. Okay. Gaetano. Allora, Gaetano Furio, meetup di Cisterna di Latina. Sicuramente per noi venire a Latina e aiutarvi a fare questa manifestazione è un po' troppo impegnativa, logicamente. Però la Cisterna già da sabato prossimo abbiamo fatto la domanda per occupazione solo pubblico per fare questo gazebo e cominciare a informare i cittadini di Cisterna sul programma elettorale del 5 Stelle alle europee. E possiamo divulgare anche questa notizia che a Cisterna ci sarà questa manifestazione da decidere dove, come e quando. Comunque potremmo dare anche una mano su questo, magari anche alla Cisterna vengono le persone a sentire, penso dovrebbero fare tutti i meetup della zona di Latina. Si fare un'integrazione con gli altri meetup proprio per informare dell'evento che poi verrà svolto a Latina, penso che sarà fatto a Sermonia, Pompinia, insomma, così via. Beh, comunque il 5 e 12 noi faremo il gazebo a Cisterna. Ah, perfetto. Quindi già domanda fatta. Comunque sareste d'accordo anche per il 4 aprile, perché il 4 maggio a Latina. Sì, sì. L'evento tour elettorale. Ci teniamo in contatto comunque.
questa amministrazione. Cioè, io volevo però dirvi una cosa, noi dobbiamo realizzare quanto prima, prima anche a fine, prima di cominciare. Cioè, io propongo che adesso non so quando, insomma ad aprile dovremmo cominciare non tanto a discutere del fatto del turno in questo mese prossimo, ma per aprire la strada al 4, cioè andare in piazza per dire attenzione, noi il 4 facciamo un evento blu. Per cui dovremo portare delle immagini, delle brochure e quanto serve di pubblicità, per portare le persone a perseguire al 4. Poi non è finito là il nostro compito, probabilmente dovremo continuare, però queste attività che dovremo fare oggi in aprile, che è lontano ancora dal 25 maggio, quello di attenzione, stiamo preparando un evento diciamo politico elettorale, per cui insomma chi è interessato venga al 4, e quindi fare questi banchetti e cercare di informare. Come l'anno scorso, quando l'anno scorso lo facevamo per Grillo, anche con il megafono, no? Che c'era il camper, scusa, che andava in giro dicendo che c'era questo evento, no? Ecco, questa è la mia proposta, cioè operativa e effettiva. Quindi, certo, poi devi mettere lui, devo andare e portarlo. Quindi dovremmo entrare poi nel merito. Però vi ripeto ancora che il fatto che bisogna che poi, insomma, tutti quanti, spero che insomma possiamo dire il nome e cognome anche perché ci sono i nuovi per presentare e quindi dire anche la vostra parere su questo discorso importante sul discorso dell'evento sul elettorale se volete adesso registrarmi. Sì, no, intervengo giusto per puntualizzare una cosa, cioè il banchetto, la cosa principale è il permesso, quindi se noi vogliamo fare dei banchetti, già dalla settimana prossima dobbiamo andare a chiedere al comune autorizzazione, perché altrimenti ci rompono le scale. Dobbiamo fare, potremmo pure pensare di farla una richiesta unica per una serie di giornate, non so, una serie di weekend, in modo che da adesso fino alle elezioni, in modo che facciamo un'autorizzazione, una richiesta unica e siamo autorizzati. Altra cosa importante, il banchetto non si monta da solo, perché molti pensano che arrivano lì la mattina, trovano tutto montato, bello, non è così. Quindi quando si dà la disponibilità a partecipare a un banchetto, bisogna anche diciamo, essere disponibili a rilassare la mattina, prendere il materiale, portarlo lì, montarlo tutto quanto, poi riprendersi e portarlo. Quindi anche questo è importante da avere. E quindi, diciamo, indipendentemente poi dall'evento del 4 maggio, secondo me i banchetti hanno un valore aggiunto rispetto poi al 4 maggio, che è importante, però il banchetto, la presenza insomma, in piazza, la presenza rispetto a quello che riusciamo a comunicare alle persone, è molto importante. Quindi già secondo me dalla settimana prossima dobbiamo organizzarci per chiedere queste autorizzazioni al comune. Nel momento in cui fai una richiesta per più giorni, tu intendi sempre lo stesso luogo, cioè spostarlo la richiesta lo puoi fare come vuoi. Dici dalle giorno, dalle ore a quel posto, dalle giorno, dalle ore, sì, no, per capacità di dire sì, 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 no. Spostiamoci allora, a seconda delle zone. Però è anche difficile riuscire, la piazza è quella diciamo che raccoglie più facilmente. Però è vero pure che a volte vanno le solari borghi. Però attenzione, nulla vieta di fare anche più banchetti in parallelo. Però no, si poteva magari includere nella stessa richiesta. Sì, possiamo pure pensare sì, di fare. Noi una volta abbiamo fatto due banchetti contemporaneamente, uno al mare e uno in piazza, ad esempio. Ma adesso la vedo un pochino complicata. Però se possiamo la richiesta, tanto ormai già noi ce l'abbiamo pronta, dobbiamo solo cambiare il luogo e la data, però andare lì perché poi lì gli devi rompere le scale, andare lì giornalmente, a che punto è la richiesta, quando ok, allora ce l'abbiamo detto.